Ma la lista delle poltrone, come avevamo detto, da parte di Draghi penso che sia stata una valutazione equilibrata, nel senso che non ha fatto nessun tipo di valutazione tecnico di personaggi che voleva portare con lui, ma credo fondamentalmente ha lasciato un equilibrio già interno per evitare che tanti partiti, PD, Lega e quant'altro, avessero dei contrasti tra di loro. Quindi da questo punto di vista penso che non si è portato il treno, ecco, con i vagoni che lui sceglieva, scusatemi, a livello politico. Penso che ha dimostrato un certo equilibrio in queste valutazioni, soprattutto con il ministro Speranza alla sanità, perché c'è una lotta alla pandemia molto molto importante. Quindi ribadisco, un po' tutti i ministri sono rimasti lì. Mi è saltato soltanto, credo, Bonafede e Lazzolina, che purtroppo erano per dire, dei 5 Stelle, e qualcun altro del PD, ma non mi sembra che ci siano questi enormi danni. Ha tenuto un equilibrio importante, non credo abbia fatto queste grosse scelte dal punto di vista di portarsi queste persone a fianco che gli dessero la fiducia, oppure qualcosa di simile. Però ribadisco, poi per certi versi ha voluto mantenere il trend di riferimento, che era quello logico che mantenesse. Ha fatto lui le scelte da Mattarella e quindi si reinizia. Ma ripeto, la cosa importante è che certamente si inizierà in un modo diverso. Io presumo che lui, con le scelte fatte, abbia voluto mantenere questo equilibrio tra i partiti, insomma, evitando diatribi o quant'altro, un momento delicato per il paese, ecco.